Dicevo buongiorno, benvenuti, mi chiamo Franco Scolari, sono il direttore del Polo. Mi fa estremamente piacere vedere tantissimi volti nuovi che non so dove se ne stavano nascosti, perché il Polo a Pordenone e un pochino anche fuori Pordenone si qualifica come il prezzemolo dell'innovazione, come dicevi che l'innovazione è importante. E sì, siccome innovazione è una parola probabilmente abusata in questi momenti, io mi definisco come Polo il prezzemolo dell'innovazione. Oggi sentiremo parlare di innovazione, sentiremo parlare di design, sentiremo parlare di nuove tecnologie ICT e applicate a un asset che il mondo ci riconosce, che si chiama il design italiano. Il Polo si muove su un quadrante che è il quadrante che io definisco I al quadrato e specificatamente innovazione per internazionalizzazione. Le aziende che si muovono lungo la bisettrice innovazione e internazionalizzazione o nel quadrante eccetera eccetera sono assolutamente più protette in termini di sostenibilità economica di chi crede che avere una quota importante nel comune di Brugnera sia la soddisfazione economica per il prossimo futuro. Non è vero, non è così. La competizione globale è una straordinaria opportunità. Sei d'accordo? Io? Sì. Ma non stavo seguendo. Proprio venendo. Anzi, sto cercando un posto, se mi dà un secondo che mi accomodo. Prima fila, dai, i cattivi. Mamma mia, prima fila, veramente. Chi è che è qui, è per la prima volta al Polo? Io. Calma, tantissimo. Grazie di avermi portato. E perché non venivi prima? Per il timore che entrando uno ti aggredisse. E assolutamente... Non ci sono tanti cartelli, Quanti quattro, ogni tanto riteniamo di essere, dopo vi dico due parole sul Polo tecnologico, ma concludo questo aspetto che è legato alla missione del Polo. Che cosa fa il Polo tecnologico? Chi è il Polo tecnologico? Quanto mi dai? 3 minuti. Il Polo tecnologico è una società pubblica che vede nel nostro maggior azionista la regione, poi la Camera di Commercio, la provincia, eccetera. Quindi è una istituzione territoriale che ha come missione la creazione di valore, per le imprese sul territorio attraverso l'innovazione tecnologica e di processo. Pistolotto è la missione scritta a fuoco su tutte le nostre robe, eccetera, eccetera, nel nostro DNA. Praticamente tra una ragazza e tu che lavoro fai? Dico, io disturbo il quieto vivere. Entra uno tranquillo in ritardo, dico, sei d'accordo? Perché? Perché dobbiamo mantenere un'attitudine consapevole, non folle, ma la consapevolezza che il mercato cresce, il mondo fa 4,7% nel 2012, 4,5% consegno più davanti, quindi i mercati esistono e crescono. Lo sviluppo non è finito, bisogna andare a cercarsi. E torno alla bisettrice innovazione e internazionalizzazione. Quanti di voi sono internazionali come azienda? Chi sei? Marcucine. Tu esporti? Malissimo. Perché è antitetico al concetto di essere internazionali l'esportazione. Quindi sappiate anche che al Polo rompiamo le palle, perché l'export è un concetto da dimenticare. Sapete che per il mobile siamo andati in Vietnam a caccia di collaborazione, eccetera. Qualcuno ha detto vai a trasferire ai vietnamiti il know-how e così via. Ma la probabilità, e Valcucine lo dimostra, la probabilità che si possa coniugare
una qualità economica della vita come quella che noi abbiamo. Noi stiamo bene e stavamo un po' meglio, giusto? Però stiamo abbastanza bene in relativo. Abbiamo degli stipendi che ci permettono di andare in vacanza, della seconda casa, andare in barca e l'altro. Se noi vogliamo mantenere queste cose, dobbiamo combattere con prodotti e tecnologie ad alta percezione di valore per il mondo. Alta percezione di valore per il mondo. Perché le cucine, mal cucine, ditemi un altro, ditemi un altro, un bel marchio leader che c'è qui intorno, chi c'è? Prego? Amper. Chi? Un'altra, dove sei? Tu dove sei? Io? Esporti? Abbastanza. O sei internazionale? No, esporti. Non va bene. Ma comunque, i tuoi prodotti sono cari, giusto? No. Ma come no? Sono cari, ma a giusta percezione di valore da parte del cliente. Costosi. Qui al Polo ce la tiriamo con queste cose, ce la tiriamo con 57 aziende insediate, start-up ed altro, che vanno dall'ICT, cloud computing, biotecnologie, OGM che non va proprio così bene, ma insomma se noi facciamo delle piante che sono molto robuste, e io sono a favore della scienza, poi come si utilizza la scienza facciamo delle altre battaglie. Ma se no volete anche fare un giro e capire come si possano fare dei test genetici a 80 euro per garantire l'intolleranza alimentare, qui facciamo anche queste robe qui. Soprattutto qui vogliamo mantenere consapevolmente le sfide per il successo del nostro territorio. Le sfide per il successo del nostro territorio sono difficili. Noi dobbiamo essere ottimisti ma non illusi, che è una differenza, consapevoli di poter conquistare i mercati che esistono con prodotti ad alta percezione di valore. Il design, e dopo ce lo spiegate voi, è un elemento che permette di pagare, mi hanno detto, 12.000 euro al chilo costa un foulard di Hermès. No. Molto di più. No, ma non lo so, però una cifra spaventosa. Chi ha un foulard di Hermès? Un chilo di foulard se non c'è una ricetta. Quanti grammi sono un foulard di Hermès? 200 grammi, forse meno. No, così. No, 20 grammi. Ma no. Vabbè, litighiamo. In ogni caso, il senso del foulard di Hermès è alta percezione di valore. Il marchio Valcucine vale il 12% più degli altri. Quanto vale quell'etichettina lì? Non è in vendita, lo sappiamo. No, beh, cioè il fatto che si chiami Ferrari, il fatto che si chiama Valcucine, nobilita la percezione del prodotto. E il mondo ce lo compra. Basta andare a Dubai, Avete la showroom a Dubai? Te la posso fare in sharing, perché il Polo ha anche queste robe. Signore, buon lavoro, io mi metto qui a ascoltare un po' di robe. Mi raccomando, consapevole ottimismo per la sfida. Che nessuno, non parli mica di crisi, vero? Non scherzi. Per carità. Non siamo in crisi. Non siamo in crisi, siamo molto attenti a una rapida mutazione strutturale dei mercati. Non si finisce di dire, la rapida mutazione strutturale ci impone nuove tecnologie, prodotti innovativi, internazionalizzazione, reti, amicizie, eccetera. Grazie, allora, buono. Grazie.